facciamo un ulteriore passo, e cioè partiamo da questa relazione, cioè epsilon ln uguale a dxi su dxi ln uguale a a ln hk sigma hk, ok? Che l'avevamo appena ritrovata questa relazione. Bene, e facciamo così, scegliamo di rappresentare le nostre tensioni sigma in un sistema di principale di tensione. Bene, in questo modo, se il sistema è principale di tensione, sappiamo che sigma altro non è che rappresentato da una matrice fatta così: sigma 1, sigma 2, sigma 3. Va bene? E cioè in questi termini HK ci sta solo il termine 1, 1 e sarà sigma 1, 2, 2 e sarà sigma 2, 3, 3 e sarà sigma 3, tutti gli altri sono tutti 0. Va bene? Così semplifichiamo un po' la vita. Ok, scriviamo. Questa che cosa è uguale a? A 1, 1, 1, 1, sigma 1. Più ragazzi, fermo un attimo. E quindi vogliamo scrivere questa relazione e dobbiamo esplicitare l'energia complementare, e lo facciamo nell'ambito di un sistema di riferimento principale di tensione, ok? Quindi la psi sarà uguale a un mezzo, ci ricordiamo, l'abbiamo scritto prima, uguale a un mezzo a ij hk sigma ij sigma hk, questo in generale. Bene. Se lo esplicitiamo nel caso particolare in cui prendiamo un sistema di riferimento principale di tensione, che cosa succede? Che questo diventa uguale a un mezzo a 1 1 1 1 sigma 1 al quadrato, che sarebbe sigma 1 1 sigma 1 1, bene, che sarebbe sigma 1 al quadrato. Poi ci sarà più a 1 1 2 2 sigma 1 sigma 2. Poi ancora più a 1 1 3 3 sigma 1 d'accordo? Poi avremo il termine a 2 2 1 1 sigma 1 sigma 2. Poi a 2 2 2 2 sigma 2 al quadrato, a 2 2 3 3 sigma 2 sigma 3, ok? Poi ancora a 3 3 1 1 sigma 3 sigma 1, a 3 3 2 2 sigma 3 sigma 2, ed infine a 3 3 3 3 sigma 3 al quadrato. Bene, ovviamente mi ricordo della simmetria maggiore che godono sia la C che la A,
e quindi la A1122 e la A2211 sono la stessa quantità. Quindi io molto facilmente faccio così, guardate, metto un 2 qui e questo lo cancello. Ok? Analogamente la A1133 e A3311 assumono lo stesso valore, vedete? Per cui anche qua io posso mettere un 2 e cancellare questo. Va bene? Ed infine A2233 e 3322 sono la stessa quantità e quindi cancello questo e anche qua metto un 2. Va bene? Quindi questa energia in questo momento dipende da 6 costanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene? Non l'abbiamo scritta. Allora, immaginiamo questo adesso, io sto un cubetto, va bene? Questo è X1, X2. Bene. Il mio sistema di riferimento principale di tensione. Su questa faccia agirà una tensione che io ho chiamato sigma 1, per esempio, su questa una tensione che io ho chiamato sigma 2 e su questa una tensione che ho chiamato sigma 3. Va bene. Adesso facciamo ridisegno una seconda volta questo stesso cubetto e naturalmente pensiamo che questi valori, questi simboli, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sono dei valori, sono dei numeri, sono i valori delle tensioni. Va bene, sono solo dei valori di tensione. Va bene? Allora, noi assumiamo un comportamento particolare in questo momento per il materiale, e cioè un materiale lo immaginiamo isotropo. Che significa per noi un materiale isotropo? Il materiale lo chiamiamo isotropo quando ha esattamente lo stesso comportamento lungo tutte le direzioni. Bene. Quindi immaginate di prendere questo elementino, va bene? Immaginate di, per esempio, applicare delle forze in questa direzione, delle forze, delle tensioni in questa direzione, oppure delle deformazioni in questa direzione, il comportamento, diciamo, si ha un certo comportamento. Bene, adesso immaginiamo di prendere lo stesso materiale e immaginiamo che sia soggetto allo stesso stato deformativo che avevo dato prima, però l'ho ruotato, l'ho preso ortogonale. Bene. E bene, il materiale immaginiamo che abbia esattamente ancora lo stesso comportamento. Oppure pensiamo al materiale che è soggetto a uno stato deformativo inclinato come vogliamo, e anche quando lo incliniamo così come vogliamo, il materiale si comporta sempre nello stesso modo. Non c'è differenza tra le direzioni. Bene. Allora, quando non c'è differenza tra le direzioni, il materiale viene detto isotropo. Tutte le direzioni sono assolutamente uguali per il materiale. Ovviamente non tutti i materiali sono isotropi, vi voglio fare il controcaso, perché sennò uno pensa che il materiale è sempre isotropo. Non è così. Se per esempio pensate al legno, il legno è un materiale con delle fibre. E lungo la direzione del fusto dell'albero, no? Ci sono le fibre, e ovviamente se uno facesse una prova di quel materiale lungo la direzione delle fibre o ortogonalmente alle fibre, il comportamento sarebbe diverso.
quello non è un materiale isotropo. I materiali compositi che vengono utilizzati in tante applicazioni, da applicazioni sportive e quant'altro, non lo so, i materiali compositi come il carbonio si fanno le racchette da tennis oppure le automobili di Formula 1, sono materiali con delle fibre. Lungo la direzione delle fibre hanno un comportamento, lungo altre direzioni hanno comportamenti diversi, non sono isotropi. L'acciaio, per esempio, l'alluminio, può essere considerato un materiale isotropo, perché in tutte le direzioni non ci sono direzioni preferenziali, non si hanno direzioni preferenziali delle fibre o delle altre direzioni preferenziali. Il materiale è, come dire, uguale in tutte le direzioni, diciamo così. Allora, in questo caso il materiale è isotropo. La stessa cosa si può dire, per esempio, per il calcestruzzo, che è fatto da cemento e pietre, però sono distribuite in maniera disordinata, va bene? E in tutte le direzioni ci si aspetta lo stesso comportamento. Per questi casi, diciamo, uno può pensare che il materiale abbia un comportamento isotropo, cioè il comportamento è indipendente dalla direzione. Va bene? Allora, se è indipendente dalla direzione, vuol dire che questa energia è sempre la stessa se la prendiamo in un sistema di riferimento principale o altro, perché è indipendente dalla direzione, d'accordo? Quindi è un'energia che non dipende dalla direzione, dipende solo dai valori delle tensioni. Seconda cosa, facciamo un altro passaggio. Immaginiamo adesso di aver fatto questo disegnino con i valori delle tensioni che stanno applicate. Scambiamo il valore di sigma 1 con il valore di sigma 2. Cioè, immaginiamo per esempio di fare così. Qua è rimasto il valore sigma 3. Qua applichiamo sigma 2 e qui sigma 1. Cioè lungo la direzione 1, adesso applichiamo il valore che prima era applicato lungo la direzione 2. Bene. E lungo la 2 il valore che prima era applicato nella direzione 1. Ok? Cioè, pensate che sono dei numeri proprio, no? Per esempio, questo vale 3, questo vale 5, per dire un numero, d'accordo? Quindi qua abbiamo, lungo questa direzione è applicato 3, lungo quest'altra è applicato 5. In quest'altro caso, lungo questa direzione è applicato 5 e quest'altra 3. Tutto qui. Bene. E ovviamente, poiché il nostro materiale lo stiamo immaginando isotropo, lui, non, per lui non c'è differenza tra una direzione e l'altra. Per cui cioè, si aspetta che l'energia immagazzinata, quando mettiamo 3, 5, oppure mettiamo 5, 3, è la stessa. Perché ho applicato il 5 lungo una direzione, o sull'altra direzione non gli cambia nulla. Quindi l'energia accumulata deve essere la stessa. Bene. Questo che significa? Significa che, tradotto in formule, noi qua potremmo cambiare il valore di sigma 1 con il sigma 2 e questa quantità qua deve venire sempre la stessa, non deve cambiare. E allora per qualsiasi valore di sigma 1 e sigma 2, naturalmente, quindi immaginate per esempio un caso banale, no? Che sigma 2 sia 0, no? Fate questo caso, immaginate che sigma 2 e sigma 3 sono tutti sono 0. Allora voi che cosa avreste? Avreste che questa energia dipende solo da questo termine. Poi scambiate il valore di sigma 1 con il valore di sigma 2, come abbiamo fatto qua, e quindi significa che mettete il valore di sigma 1 qui e il valore di sigma 2 qua. Allora l'energia sarebbe solo questo termine, ma deve venire lo stesso. Che cosa significa? Significa che questo valore e questo valore deve essere uguale. Quindi se scambiamo l'uno con il 2 come abbiamo fatto in quello schema, deve accadere che il primo risultato è che A11 è uguale a 22 22. Va bene? Ovviamente questo fatto di scambiare i valori tra 1 e 2 lo possiamo fare non solo tra 1 e 2, ma anche tra 2 e 3, per esempio, o tra 1 e 3. Il che significa che anche questo deve essere uguale a questi altri due. Ok?
E non finisce qui, perché ovviamente se possiamo scambiare come vogliamo i valori di sigma 1 e sigma 2 senza alterare questo valore dell'energia, anche questi termini devono essere tutti e tre fra di loro uguali. Allora, a questo punto capite che a questo punto per il materiale isotropo basta definire solo due valori di costanti elastiche, 1 e 2, che l'energia è completamente definita. Quindi siamo passati dalle 21 che ci ricordavamo prima a solo 2. Bene, questi due valori vengono settati in questo modo. Questo viene preso come 1 su E. E questo come meno ni su E. Dove E è il modulo di Young. E ni è il rapporto di Poisson. Allora, così facendo, noi abbiamo che questa energia psi si può scrivere come un mezzo, 1 su E, quindi facciamo 1 diviso 2E direttamente, che moltiplica sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro, meno due volte ni sigma 1 sigma 2 più sigma 1 sigma 3 più sigma 2 sigma 3. Ok? A 1 1 2 2 a 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 è uguale a 1 su E. Eccolo qui, 1 su E. Che moltiplica sigma 1 quadro, sigma 2 quadro e sigma 3 quadro. Mentre 1 1 2 2, 1 1 3 3 e 2 2 3 3 sono meno ni su E, meno ni su E. Bene. E moltiplicano sigma 1 sigma 2, sigma 1 sigma 3 e sigma 2 sigma 3. Ok? Ci siamo? Va bene. Adesso fermiamoci un attimo su questa espressione e facciamo un'altra cosa. E cioè calcoliamoci gli invarianti della tensione. Bene, l'invariante della tensione, ce li ricordiamo come definizione, sono J1, in particolare, calcoliamoci J1. J1 era la traccia di sigma e nel sistema di riferimento principale era uguale a sigma 1 più sigma 2 più sigma 3. Bene, J2 invece era un mezzo della traccia di sigma al quadrato meno la traccia di sigma quadro. Bene. Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è calcolare la traccia di sigma al quadrato, cioè il J1 al quadrato. Bene. Allora, lo scrivo qui, J1 al quadrato sarebbe il quadrato di questo.
d'accordo? Per fare il quadrato di questa, di questa quantità. E quanto mi viene? Mi viene sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro. Ok? Questo al quadrato, questo al quadrato, questo al quadrato. Bene. Più due volte sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 3. Questo per questo, questo per questo, bene? E poi questo per questo, quindi viene due volte, questo per se stesso, vabbè, se va, poi, e così via. Ancora, la traccia di sigma quadro. Se questo è sigma, come è fatto sigma quadro? Guardate, lo possiamo scrivere qua sotto, come è fatto sigma quadro. È semplicissimo, perché dovete pensare, sigma qui a fianco, un'altra matrice, che è uguale a questa, sigma quadro. E poi fate riga per colonna, riga per colonna, quindi riga per colonna. Ok? E quindi che cosa verrà? Riga per colonna, verrà sigma 1 quadro. Viene così, ovviamente. Bene. Quindi la traccia di sigma quadro sarà uguale a sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro. Va bene? In definitiva, voglio dire, questo qui lo scriviamo come un mezzo, cioè traccia di sigma al quadrato, cioè J1 quadro, cioè questa espressione qua, va bene? Meno la traccia di sigma quadro, cioè questa espressione qui. Quindi vedete che questi termini si semplificano con questi e ci rimane solo questo 2 sigma 1 sigma 2 e così. Quindi il 2 si semplifica con un mezzo, quindi lo semplifico direttamente e ci viene meno sigma 1 sigma 2 più sigma 1 sigma 3 più sigma 2 sigma 3. Perché meno? No, un mezzo, aspettate, non si sentite, no? Un mezzo si sentite. Perché rimane un mezzo di questo meno questo, ok? E quindi viene rimane il 2 che si semplifica con un mezzo, sì. Però non veniva il meno davanti, non c'era il meno, tutto lì. Quindi viene sigma 1, sigma 2, più sigma 1, sigma 3, più sigma 2, sigma 3. Ok, veniva così, sigma. Così, come ce l'abbiamo. Benissimo. Questo è il J1 quadro e questo è il J2, va bene? Questo lo riconoscete, non è altro che questa quantità qua, eh? Questa è la traccia di sigma al quadrato. Lo vedete? E questo
questa quantità qua non è altro che questa, e cioè è G2. Vedete? Ovviamente se guardate questa relazione, potete ricavare la traccia di sigma al quadrato come la differenza tra questo e questo, ok? Cioè la traccia di sigma 4 altro non è che il 2 va qua, questo qui viene la J1 al quadrato meno J2, meno 2J2, meno 2J2, vedete? Meno 2J2. E quindi in definitiva questa espressione la potete scrivere così, cioè la potete scrivere come 1 su 2 che moltiplica, questo abbiamo detto è J1 quadro meno 2J2, d'accordo? E quest'altro invece è J2, quindi meno 2 mi J2. Ok? E cioè, lo possiamo ancora anche scrivere così, J1 diviso 2 che moltiplica J1 4 meno 2 1 più J2. Bene? Okay. Perché ci ho tenuto a fare questo passaggio? Perché ho scoperto allora che questa energia complementare di deformazione la posso scrivere in termini degli invarianti delle tensioni. Scrivendole in termini di invarianti di tensioni, queste qua sono, io so che sono invarianti, cioè che non dipendono dal sistema di riferimento scelto. Quindi non sono così più obbligato a utilizzare il sistema di riferimento principale di tensione, ma posso scegliere un riferimento qualsiasi. L'espressione dell'energia sempre questa rimane, perché sono invarianti. Ok? Ci troviamo? Perché sono invarianti. Quindi voglio dire, a questo punto posso esplicitare questa energia rispetto a un riferimento qualsiasi e non più quello principale di tensione, d'accordo? Allora, in realtà appunto quello che io poi volevo fare era esattamente calcolare questa energia, scusatemi, la deformazione come la derivata della psi rispetto a una componente di tensione. E questo lo posso fare sfruttando questa formula che ho trovato per l'energia complementare. Cancello questo. Guardando la formula che abbiamo appena ricavato per la psi, no? Fare la derivata della psi rispetto alla sigma Lm, no? La posso fare così, posso fare la derivata della psi rispetto a J1 e la derivata di J1 rispetto alla sigma Lm, ok? Più la derivata di psi rispetto a J2 e la derivata di J2 rispetto a sigma L. Va bene? Allora, la derivata di psi
rispetto a J1 a quanto è uguale? Guardiamo, se guardiamo questa espressione rispetto a J1, facendo la derivata ci verrà 1 su E J1. La vedete? Ok. Facendo la derivata rispetto a J2, è lineare questa funzione rispetto a J2, quindi quando facciamo la derivata rispetto a J2 ci viene meno 1 più ni diviso E, perché il 2 si semplifica. Ok? Quindi di nuovo questa espressione la possiamo riscrivere così, sempre 1 su E lo possiamo sempre mettere davanti a tutto. Ok? Avremo J1 per la derivata di J1 rispetto a sigma Lm. Meno 1 più ni derivata di J2 rispetto a sigma sempre Lm. Va bene, adesso ovviamente che cosa dobbiamo fare? Qual è l'operazione successiva nel sistema di riferimento? E quindi per ricavare la deformazione la ricaviamo facendo la derivata dell'energia complementare rispetto alla tensione, facendo un po' di sviluppo, tenuto conto che avevamo introdotto una formula per psi. Questa derivata la possiamo calcolare così: la derivata di psi rispetto al primo invariante, la derivata del primo invariante rispetto a sigma, più la derivata di psi rispetto al secondo invariante per la derivata del secondo invariante rispetto a sigma. Ovvero, facendo queste due derivate, cioè la derivata di psi rispetto al primo e al secondo invariante, sostituendo la prima di espressione. In definitiva adesso dobbiamo fare le derivate del primo e del secondo invariante rispetto alle tensioni. E ci ricordiamo che il primo e il secondo invariante hanno queste espressioni. Bene, allora per farlo diciamo in maniera semplice praticamente, facciamo così: a questo punto calcoliamo direttamente per esempio la componente epsilon 1 1 come la derivata di psi rispetto a sigma 1 1. Bene, ok. Allora dobbiamo pensare che qui abbiamo sigma 1 1 e sigma 1 1, quindi cominciamo a scrivere questa formula, ci verrà 1 su E che moltiplica J1 per la derivata di sigma di J1 rispetto a sigma 1 1. Guardate, l'espressione di J1 è scritta lì sopra, quindi quando deriviamo J1 rispetto a sigma 1 1, eccolo qui, quanto ci viene? 1, ok? Quindi dopodiché mettiamo il termine meno 1 più ni che moltiplica la derivata di J2 adesso rispetto sempre a sigma 1 1, e l'espressione di J2 è questa, quando la deriviamo rispetto a sigma 1 1 qui c'è sigma 1 1, la derivata viene sigma 2 2, qui anche c'è sigma 1 1 e la derivata viene sigma 3 3, quindi viene sigma 2 2 più sigma 3 3. Bene, questo è il valore della epsilon 1, cioè l'espressione di epsilon 1 in funzione di, delle tensioni, J1 sarà sigma 1 1 più sigma 2 2 più sigma 3 3 e ovviamente esplicitamente sigma 2 2 e sigma 3. Quindi facciamo così, al posto di J1 se vogliamo possiamo sostituire direttamente l'espressione sigma 1 1 più sigma 2 2 più sigma 3 3 e abbiamo questa espressione qua, 1 su E, che moltiplica sigma 1 1, e guardate, poi c'è sigma 1 1 più sigma 2 2 più sigma 3 3 che si possono semplificare con questo termine qui, vedete? E quindi che cosa rimane? Rimane solo meno ni sigma 2 2 più sigma 3 3.
Ecco qui, questa è l'espressione dell'epsilon 1,1, ok? Analogamente facciamo così, calcoliamo la epsilon 2,2, sarà la derivata di psi rispetto a sigma 2,2, e cioè 1 su E, J1, per la derivata di J1 rispetto a sigma 2,2. Quanto vale la derivata? Vale 1, ancora una volta. Più, anzi meno, 1 più i. E adesso dobbiamo fare la derivata di J2 rispetto a sigma 2,2. Ok? Allora, questa è l'espressione di J2. Quando deriviamo rispetto a sigma 2,2, ci rimane sigma 1,1 più sigma 3,3. Ok? Quindi qua sigma 1,1 più sigma 3,3. E ancora una volta, andando a sostituire a J1 la sua espressione, ci verrà 1 su E sigma 2,2 meno ni sigma 1,1 più sigma 3,3. Va bene? Analogamente facciamo per epsilon 3,3. D psi su D sigma 3,3, 1 su E, J1, derivata poi di J1 rispetto a sigma 3,3, che fa sempre 1, meno 1 più D, che moltiplica, la derivata di J2 rispetto a sigma 3,3. Allora J2, quando deriviamo rispetto a sigma 3,3, la incontriamo qui e qui, e quindi rimane sigma 1,1 più sigma 2,2. E allora, facendo il solito passaggio, cioè sostituendo al posto di J1 l'espressione, otteniamo 1 su E sigma 2,2 sigma 3,3, scusate, meno mi sigma 1,1 più sigma 2,2. Ok? A questo punto possiamo calcolare anche la epsilon 1,2, che sarà la derivata di psi rispetto a sigma 1,2, e sarà uguale a 1 su E, che moltiplica. Allora, ci sarà J1, va bene? J1, come al solito, per la derivata di J1 rispetto a sigma 1,2. Ma J1 non dipende da sigma 1,2, quindi la derivata è nulla, e quindi questo primo termine non c'è, facciamo un po'. Poi abbiamo meno 1 più ni per la derivata di J2 rispetto a sigma 1,2. E questo termine c'è e sarebbe sigma 1,2. Ok? E c'è un meno davanti, quindi meno e meno se ne vanno, e quindi ci rimane 1 più ni sigma 2,1. Ok? Così calcoliamo la epsilon 1,3, che sarà la derivata di psi rispetto a sigma 1,3, ed è 1 su E che moltiplica, e come al solito sarà J1 per la derivata di J1 rispetto a sigma 1,3, ma la derivata di J1 è 0, quindi J1 scompare, e poi c'è meno 1 più ni per la derivata di J2 rispetto a sigma 1,3, e ci verrà sigma 3,1, ovviamente. E quindi qua c'è 1 più ni sigma 3,1. Ed infine c'è l'ultima componente, che è la epsilon 2,3, che è uguale a d psi su d sigma 2,3, cioè 1 su E, che moltiplica 1 più ni sigma 3,2. Ovviamente a questo punto ci possiamo ricordare che sigma e epsilon sono due tensori simmetrici, va bene? Quindi qua scriviamo 1,2 o 2,1 è la stessa cosa, 3,1 e 1,3 è la stessa cosa, e così via. E così abbiamo ricavato esplicitamente tutti quanti diciamo, le espressioni di tutte le componenti delle deformazioni in funzione delle componenti di tensione. Va bene?
C'è ancora una cosa che bisogna fare, e cioè dobbiamo assicurarci che l'energia psi sia un'energia positiva. Cioè, voglio dire, quando noi abbiamo introdotto l'energia psi, l'energia di deformazione phi di epsilon e l'energia di complementare psi di sigma. Bene, noi vogliamo che queste due energie siano comunque sempre positive, cioè per deformare il corpo bisogna spendere energia, eh? Non è possibile deformare il corpo magari immagazzinando energia oppure energia nulla, va bene? Quindi questa quantità deve essere maggiore di zero per ogni epsilon diverso dallo zero, così come questa quantità deve essere maggiore di zero per ogni sigma diverso dallo zero. Bene, eh? Questo è quello che deve accadere. Allora, facciamo di nuovo questa operazione che scriviamo l'energia come l'abbiamo scritta prima, energia complementare, prendendo come sistema di riferimento quello principale di tensione, che è più comodo. Allora, l'energia complementare, quando uno la scrive in termini del sistema principale di tensione, psi di sigma, verrà uguale a 1 diviso 2e, che moltiplica una matricetta fatta così, 1 meno ni, meno ni, meno ni, 1, meno ni, meno ni, meno ni, 1, per sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Perché viene questa espressione? È semplice, vi ricordate? Perché l'energia complementare era fatta così, 1/2, A I J H K sigma I J sigma H K, ok? D'accordo? E prendendo il sistema principale e poi capendo che i termini 1 1 1 1 2 2 2 2 3 erano tutti uguali, vi ricordate questo l'abbiamo fatto nella lezione precedente, si otteneva questa espressione. Diviso 2 era così, che moltiplicava sigma 1 al quadrato più sigma 2 al quadrato più sigma 3 al quadrato, eh? Questo lo trovate sul vostro quaderno, l'abbiamo scritta un'oretta fa, meno 2d sigma 1 sigma 2 sigma 1 sigma 3 sigma 2 sigma 3. Questa era l'espressione che abbiamo ricavato per la psi quando il materiale era isotopo, va bene? Scritta nel sistema principale di tensioni, va bene? Questa era l'espressione, controllate, va bene? Allora, è facile verificare che se facciamo questa operazione qui con questa matrice, moltiplicato questo vettore che contiene i tre valori principali di tensione, poi ancora il risultato legato a questa, otteniamo esattamente questa espressione qui. Se volete la possiamo un attimo fare, ma è abbastanza rapido, eh? E questo viene 1 diviso 2e, che sarebbe 1 diviso 2e, questo per questo, ci siamo? E quindi ci viene il risultato naturalmente di questa matrice per questo vettore, è un vettore, sarà sigma 1 meno mi sigma 2 meno mi sigma 3. La seconda sarà meno mi sigma 1 più sigma 2 meno mi sigma 3 e la terza è meno mi sigma 1 meno mi sigma 2 più sigma 3. Tutto questo deve andare poi in prodotto scalare di nuovo con sigma 1, sigma 2, sigma 3.
Ok, ci siamo, con i passaggi. E allora facciamo questo prodotto scalare, che cosa otteniamo? Come al solito portiamo la prima cosa 1 diviso 2 che moltiplica. Allora guardate, avremo sigma 1 per sigma 1. Ecco qua, sigma 1 quadro, lo scrivo subito. Poi avremo il sigma 2 quadro, poi avremo il sigma 3 quadro, ok? Poi, che cosa abbiamo? Abbiamo, guardate, intanto ci stanno tutti meno, quindi possiamo mettere un meno davanti a tutto, perché a questo punto dobbiamo tenere conto solo di termini che hanno sempre un meno davanti, ok? Quindi c'è sempre un meno davanti, meno, va bene? Vediamo? E poi ci avrò, per esempio, meno ni sigma 2 per sigma 1, e qua ho meno ni sigma 1 per sigma 2, quindi è due volte la stessa cosa. Quindi ci avrò sempre un meno ni e poi c'ho anche un 2, quindi un meno 2 ni che moltiplica sigma 1 sigma 2, sigma 1 sigma 3, sigma 2 sigma 3. Che è esattamente questa espressione qua che abbiamo trovato. Bene. Allora, quindi questa energia, per il caso isotropo, si può scrivere in questa forma qui. Va bene? Come questa matrice, va bene? Applicata su sigma e di nuovo ancora applicata su sigma, va bene? E noi vogliamo che questa energia sia, come abbiamo detto prima, sempre positiva, va bene? Affinché questa energia sia sempre positiva, naturalmente questa matrice è quella che deve dare questa proprietà di positività all'energia, va bene? E questa, appunto, questa energia è sempre positiva per sigma diverso da zero quando questa matrice è definita positiva. In particolare deve accadere che tutti i minori principali devono essere maggiori di zero. Che significano minori principali? Tutti i minori che posso estrarre a partire dalla diagonale. Per esempio, questo è un minore principale, questo è un minore principale, questo è un minore principale, ok? Ma non solo, anche questo è un minore principale, lo vedete? Questo è un minore principale, quest'altro è un minore principale e ovviamente tutta la matrice è tutta un minore principale, anche questo, insomma, è tutta anche questo deve essere maggiore di zero. Allora, quindi, alla fine, partendo da questa matrice, deve accadere che 1 su E, naturalmente, deve essere maggiore di zero. Quindi la condizione è che 1 su E sia maggiore di zero. E ho preso questo minore principale qua, o questo, sono tutti uguali. La seconda condizione è che questo minore sia maggiore di 0, d'accordo? E quindi questo verrà 1 meno n quadro, naturalmente moltiplicato per 1 su e, al quadrato, però voglio dire, e tanto è, già abbiamo detto che è maggiore di 0, quindi possiamo. Quindi l'altra condizione è che 1 meno n quadro deve essere maggiore di 0. Ed infine c'è una terza condizione, cioè facciamo che tutto il determinante deve essere maggiore di 0. Ok? Fare tutto il determinante significa fare 1 per 1 per 1, quindi 1. Poi il determinante io lo faccio così, faccio questo per questo per questo. Ci siamo? E verrebbe un meno n cubo, d'accordo? Poi questo per questo per questo è un secondo meno n cubo, quindi meno 2 n cubo. Poi devo fare questo per questo per questo cambiato di segno, quindi è un meno n quadro, poi questo per questo per questo cambiato di segno, è ancora meno n quadro, e poi questo per questo per questo cambiato di segno, e anche questo è ancora meno n quadro, quindi meno 3 n quadro. Allora, va bene, questa prima disequazione ci dice
semplicemente che deve essere maggiore di 0. Bene. La seconda disequazione ci dice che ni è compreso tra meno 1 ed 1. Bene. Perché, vedete, ni quadro deve essere minore di 1. Ni quadro. Quindi ni è compreso tra meno 1 e 1. Bene. La terza derivazione la possiamo rivedere, rimanipolare un po', va bene? E si può vedere che questa equazione si può scrivere così come 1 più ni al quadrato che moltiplica 1 meno 2 ni. Possiamo fare questo calcolo per verificare che sia esattamente uguale a questa espressione qui, va bene? Cioè, facciamolo un attimo, questo sarebbe 1 più ni quadro più 2 ni, tutto per 1 meno 2 ni. Ok, facciamo ancora il calcolo, questo sarà uguale a, allora, 1 meno 2 ni più ni quadro meno 2 ni cubo, e poi c'è ancora più 2 ni meno 4 ni quadro. Allora, meno 2ni e più 2ni se ne vanno, bene, vedete, questo e questo ci daranno meno 3ni quadro, è il 3ni quadro, poi abbiamo meno 2ni cubo, eccolo qui, e poi abbiamo ovviamente 1, eccolo qua. Quindi, dire che 1 più ni quadro che moltiplica 1 meno 2ni deve essere maggiore di 0, eh? Poiché questo è sempre un quadrato, quindi è sempre maggiore di 0, significa dire che 1 meno 2 ni è maggiore di 0. E quindi che ni sia minore di 1/2. In definitiva, mettendoli tutti quanti insieme, noi abbiamo appunto che e è maggiore di 0 e che ni deve essere compreso tra meno 1 e 1/2. Scusate, qua ho sbagliato le diseguaglianze, era meno e minore. Ni è compreso tra meno 1 e 1, ovviamente, ho sbagliato le diseguaglianze. Ni è compreso tra meno 1 e 1/2 adesso. In realtà quello che si vede per lo più, i materiali hanno una ni maggiore di 0, quindi è difficile trovare dei materiali che hanno delle ni minori di 0, però vengono anche fatti, cioè vengono anche, cioè esistono anche materiali con ni minori di 0. Normalmente i materiali che utilizziamo noi nelle costruzioni sono sempre a ni maggiore di 0, al limite 0, va bene, ma non minori di 0. Allora, guardiamo un attimino le prime tre espressioni della deformazione in funzione della tensione e rimettiamoci di nuovo, intanto voglio far notare una cosa, mettiamoci di nuovo nel sistema principale di tensione, va bene? Cioè immaginiamo quindi che la sigma 1,1 sia sigma 1, va bene? Principale, sigma 2,2 sia la sigma 2 e la sigma 3,3 sia la sigma 3, va bene? Allora, qua basta rileggere, qua c'è 1, 2, 3 direttamente, qua c'è 2, 1, 3 e così via, va bene? Okay. Naturalmente se il sistema è principale di tensione, la sigma 2, 1 è 0, va bene? La sigma 3, 1 è 0 e anche la sigma 3, 2 è 0, sono tutte e tre 0. Se ovviamente questo è 0, naturalmente la epsilon 1, 2 viene 0, la epsilon 1, 3 viene 0 e la epsilon 2, 3 viene 0. Quindi questo che significa? Che se il
sistema di riferimento e principale di tensione, cioè queste tre sono nulle, automaticamente fa annullare queste tre deformazioni fuori diagonale del tensore dell'epsilon, cioè, quindi rende principale anche il sistema per le deformazioni. Quindi se siamo in un sistema principale di tensioni in un materiale isotropo, automaticamente siamo in un sistema principale anche di deformazioni. Va bene? Condividono questa cosa, d'accordo? I due sistemi principali di tensioni e di deformazioni si dice sono coassiali, va bene? Allora, facciamo così, rimettiamoci appunto in un sistema principale, e in particolare, quindi, essendo principale, queste tre equazioni diventano ovviamente banali, perché significano 0 uguale 0, 0 uguale 0, 0 uguale 0, va bene? E guardiamo solo le prime tre, ok? E le semplifico così. Epsilon 1 uguale 1 su E che moltiplica sigma 1 meno mi sigma 2 più sigma 3. Epsilon 2 uguale a 1 su E che moltiplica sigma 2 meno mi sigma 1 più sigma 3. Ed infine epsilon 3 uguale a 1 su E sigma 3 meno mi sigma 1 più sigma 2. Ok, ci siamo? Adesso mettiamoci in un caso molto semplice, che è il caso di stato di tensione monoassiale, e cioè quando agisce solo una tensione lungo una direzione. E quindi assumiamo che sigma 1 sia uguale a sigma, mentre sigma 2 e sigma 3 sono 0. Ovviamente queste espressioni si semplificano ulteriormente. Bene. Perché ci viene che epsilon 1 è uguale a 1 su E sigma 1. Ci siete? Eh? Epsilon 2 è uguale a 1 su E che moltiplica meno sigma 1. L'avevamo chiamato sigma così. Bene, la sigma 1 l'avevamo chiamata sigma direttamente. Ed infine epsilon 3 1 su E meno sigma. Va bene? Allora, questo è il caso di quando uno fa effettua una prova di trazione, per esempio, monoassiale. Che cosa fa? Applica una certa forza, bene, applica una certa forza, questa forza corrisponde a una certa tensione sigma nella nostra barra, se la forza vale F, la sigma sarà F diviso l'area della barra, in questa prova. E dopodiché noi che facciamo? Prima di applicare la forza misuriamo la distanza tra due punti. Poi, quando abbiamo applicato la forza, rimisuriamo la distanza e facciamo la dilatazione lineare, cioè calcoliamo la differenza tra la lunghezza finale meno la lunghezza iniziale diviso la lunghezza iniziale. E in questo modo ricaviamo la epsilon. Ok? Quindi la sigma in qualche modo la imponiamo noi, la controlliamo noi, per esempio. La epsilon la verifichiamo andando a misurare di quanto si è allungata questa barra. Ok? Noto sigma e noto epsilon, noi possiamo entrare in questa formula, va bene? E possiamo ricavare la E. Infatti la E altro non è che il rapporto tra sigma e questa epsilon che abbiamo ricavato. Quindi se vogliamo misurare la E per un materiale, dobbiamo fare questa operazione. Ok? Dobbiamo fare questa operazione. Scusate, qua ci mancava mi davanti, in queste due equazioni ci siamo dimenticati di mettere mi. Arrivati a questo punto facciamo questa ulteriore cosa, cioè calcoliamo il rapporto tra epsilon 2 e epsilon 1, va bene?
Allora, se facciamo il rapporto tra Y2 ed Y1, ovviamente E e E se ne vanno, Si e Sigma si semplificano, ci rimane meno Ni. Quindi capiamo che Ni altro non è che il rapporto tra la Y2 e la Y1, ovvero tra la Y3 e la Y1, visto che la Y2 e la Y3 sono uguali fra di loro. Bene? Con il meno davanti, come al solito. Bene. E cioè è il rapporto tra la dilatazione trasversale in questa prova, tra la dilatazione trasversale e la dilatazione longitudinale. Cioè questa Ni è esattamente quel rapporto che in qualche modo regola quell'effetto fisico, e voi vedete che quando tirate lungo una certa direzione un certo materiale, il materiale tende a trasversalmente a restringersi. Chiaro? E appunto il rapporto di Poisson. Normalmente, a dire la verità, il rapporto di Poisson non si calcola in questo modo, semplicemente perché calcolare la epsilon, questa sarebbe la epsilon 1 in questo caso, no? Calcolare questa epsilon, ovvero la epsilon 1, è semplice. Calcolare la epsilon 2, uno dovrebbe calcolare la epsilon lungo questa direzione qui, non so se notate, lungo la direzione trasversale all'asse, che è molto più complicato da andare a verificare e a trovare, perché ovviamente la dimensione dell'oggetto è molto più piccola in quella direzione. E quindi si fa normalmente così, si misura facendo una prova dove invece entrano in gioco queste tensioni tangenziali con gli scorrimenti angolari. E una volta che uno ha calcolato la E tramite questa prova, questa quantità è nota, assegna in qualche modo il valore della sigma, per esempio 1,2, e tramite un'altra prova sperimentale determina il valore della Y1,2 corrispondente. E risolvendo questa equazione rispetto a sigma, a Ni, calcola il valore di Ni. Bene. Normalmente questo valore si determina attraverso normalmente una prova a torsione. Si fanno delle prove di torsione. Vi devo anche dire che in realtà questa espressione qua normalmente viene anche riscritta in questo modo, come 2 epsilon 1,2 è uguale a 1 su G sigma 2 epsilon 1,3 1 su G sigma 1,3 e 2 epsilon 2,3 1 su G sigma 2,3, dove G è uguale a E sotto 2. Si fa questa ulteriore sostituzione, cioè si introduce un altro modulo che si chiama modulo a taglio G, come il rapporto tra E e 2,1 più Ni. Guardate, è esattamente l'inverso di questo. Vedete, qua c'è 1 più Ni diviso E. E questa relazione si può scrivere in questo modo. In questo modo, perché il 2 epsilon 1,2 non è altro che la gamma 1,2, quindi è una cosa ingegneristica che ci fa piacere. Questo modo di scrivere lo troveremo, diciamo, abbastanza di frequente nel seguito, quando parleremo del taglio e della torsione. Allora.